L'anticipo della 34esima giornata di Ligue 1 ha già fornito una risposta al rebus scudetto. Il Montpellier si porta a più 5 dopo la vittoria di misura sul Tolosa. A sbloccare al secondo minuto il risultato è stato il marocchino Belanda, che ha impallinato il portiere del Tolosa da fuori area. Al 56esimo, grossa occasione sprecata. Rigore generoso concesso dall'arbitro, il capocannoniere Olivier Giroud non converte. Il PSG di Ancelotti potrebbe riportare a 2 il distacco, ma una partita certo non semplice con i campioni uscenti del Lille. In caso di vittoria, questi ultimi potrebbero rientrare a sorpresa nella corsa a scudetto. Mentre i tifosi Rouge et Bleu sicuramente avranno sorriso alla notizia dell'ennesimo tonfo dell'OM contro l'Orient, gli occhi del Parco dei Principi saranno tutti puntati su Javier Pastore. Dopo il principesco trasferimento dal Palermo, l'argentino non è riuscito a trovare quella regolarità che i tifosi parigini si aspettavano dal campionissimo, che a detta di molti avrebbe ammazzato il campionato. Le sirene della stampa si sono trasformate in critiche. È normale, le critiche stanno sempre. Essere criticato fa parte del gioco. Dopo l'eliminazione dalla Champions, c'è chi ha messo in dubbio gente come Ronaldo o Messi. Uno, hablando de mí, difficile rimanere a alti livelli tutta la stagione. Ho avuto alti e bassi, ma mi sono sempre impegnato per la squadra. Facile mantenere il mismo livello alto tutto il campionato. Ecco cosa dovremo fare nelle prossime 5 partite. Però nunca tuve problema con nadie, sino al contrario, sempre mi aiutarono per trattare di salire. E bueno, quedan estos 5 partidos che sono lo más importante. A riempire le pagine della stampa specializzata è lo scontro tra le stelle del calcio francese Pastore e Eden Hazard, che però potrebbe saltare il duello col PSG. La cosa certo non spiacerebbe al Flaco, che fa capire che il belga potrebbe essere nel mirino della squadra della capitale. Adesso io non lo so. Él è un gran jugador e ha fatto molta differenza in questo campionato, però cada uno tiene sus compagni. È un gran giocatore, spesso in grado di fare la differenza. Non so cosa sceglierà per il suo futuro. Se un giorno sarò così fortunato da giocare in squadra con lui, cercherò sicuramente di sfruttare il suo grandissimo talento. Un gran giocatore, se lo tengo di compagno, tratterò di sfruttare al massimo su qualità per migliorare io e per seguire avanti, no? Con il Lione impegnato in Coppa di Francia, il Rennes, superando l'Ajaccio, potrebbe passare in quarta posizione, l'unica buona per l'Europa League. Il Saint-Étienne, invece, se la vedrà con un'altra squadra impegnata nella lotta per la salvezza, il Digione.